Ieri sera a Palermo una suggestiva rappresentazione dell'ultima cena, andata in scena a Piazza Bellini, nel cuore del percorso arabo-normanno. L'intensa esibizione è stata realizzata dal gruppo artistico dell'Associazione Giovanni Paolo II Partanna Mondello. I protagonisti, tutti attori non professionisti, diretti sapientemente da Cologero Spina, hanno dato vita, attraverso la potenza dello sguardo e la forza della gestualità, a quello che è stato uno dei momenti decisivi del percorso della vita di Gesù Cristo. Cosa provi a interpretare Gesù? Non so in realtà cosa provo veramente, è una cosa un po' particolare da spiegare. Cioè, a volte in un modo, a volte in un altro, però l'unica cosa che so è che, diciamo, che non comando io in questa cosa, cioè viene più dall'alto, diciamo. Per me Cristo è una delle mie pietre, diciamo, fondamentali della mia vita. La ricerca dei particolari, lo studio dei dettagli, nulla è stato lasciato al caso, ha sottolineato Cologero Spina. Il trucco, la cura degli abiti di scena, frutto di uno studio sviluppato attraverso più di 50 anni di rappresentazioni della passione di Cristo nella borgata di Partanna Mondello. Una tradizione rinnovata da padre in figlio, ha continuato il regista. Da noi già i bambini sanno bene che Anna e Caifa erano due sommi sacerdoti ai tempi di Erode. Quest'anno abbiamo pensato di portare un quadro della nostra sacra manifestazione fuori dalla borgata di Partanna, per farla conoscere anche al resto della città, anche se noi da 52 anni che la facciamo. Questa idea è nata grazie al dottor Agnolozzi, che voglio ricordare perché merita di essere ricordato. Tutti gli attori che vedete in scena, nessuno è un attore professionista, chi fa il muratore, chi fa il barbiere e tanti altri mestieri. Dietro questi attori c'è un gruppo di ragazzi che sono loro che veramente danno l'anima e la forza a questa sacra rappresentazione. Io ho il piacere e l'onore di essere chiamato regista, ma senza di loro sarei inutile. Una tavola imbandita, cornice di una coreografia semplice ma efficace, attorno alla quale i 12 apostoli hanno messo in risalto la figura del Cristo. Particolarmente toccante il rito è la lavanda dei piedi, è l'abbraccio di commiato che il Cristo ha riservato ad ogni discepolo presente alla mensa. Un silenzio quasi reale durante la rappresentazione religiosa ha avvolto l'intera piazza colma di spettatori. Anche Leoluca Orlando tra il pubblico, che alla fine ha riservato uno scrosciante applauso rivolto agli attori. Una straordinaria rappresentazione che per 52 anni si è tenuta a Partanna e adesso è nel cuore di Palermo. Confermo che Partanna è Palermo, Palermo è Partanna, che la città è tutta una e si unisce intorno a straordinari artisti, straordinari protagonisti in questo giorno nel quale ricordiamo la tragedia, la morte, ma anche ci prepariamo a celebrare la risurrezione di Gesù Cristo nel cuore del centro storico di Palermo.